Esordio casalingo per il guardiagrele di Simonetti, che ospita il capistrello del confermato D'Alessandro in uno scontro diretto tra due contendenti nella lotta per la salvezza. I padroni di casa, in completo giallo, si affidano a tanti giovani e all'esperienza di D'Amelia in difesa e Antignani schierato in avanti al fianco di Letta. Gli aquilani vogliono ripetere il buon campionato della passata stagione, forti di una maggiore esperienza. Oggi Franchi è il terminale offensivo e al suo fianco agisce Miccichè. Al 15° il capistrello trova lo spazio per poter far male agli avversari, proprio con l'inserimento di Miccichè. Marullo neutralizza il cross in mezzo all'area. Il clima in campo è quello delle partite vere, anche se Tacquino dice altro, con il capistrello che si fa preferire nei primi 45 minuti. Al 44° gli ospiti conquistano una punizione e scelgono lo schema con palla a Franchi che in mezzo all'area trova la pronta risposta di Rullo. E questa è l'unica vera emozione della prima frazione, che si chiude sullo 0-0. Nella ripresa il capistrello inizia forte, dopo 40 secondi Miccichè semina il panico nell'area avversaria. Cross in mezzo, ma Marrone sventa il pericolo anticipando Stornelli. Al nono ancora un'iniziativa degli ospiti con Franchi che prova dalla lunga distanza con palla sul fondo. Al 12° si vede finalmente il guardiagrele. Antignani riceve un cross dalla sinistra e da terra prova ad impensierire Oca, che non ha problemi. Più tardi il numero 9 di casa prova su calcio piazzato ma non inquadra lo specchio della porta. Al 33° è De Meis che prova a dare una svolta alla gara con una bella conclusione dalla lunga distanza. Ci vuole un grande Rullo per salvare la porta guardiese. Più tardi proteste dei padroni di casa per un presunto tocco di mano in area, ma l'arbitro Colonna di Vasto lascia proseguire. Al 44° il guardiagrele prova a sfruttare un calcio piazzato, ma né D'Amelia né Antignani riescono a trovare il bersaglio grosso. Al 42° proteste ospiti, contatto in area tra D'Amelia e Boccacci, ma per Colonna è tutto regolare. Nessun'altra emozione si registra fino al fischio finale, con uno 0-0 alla prima di campionato che alla fine accontenta tutti. Il commento della gara è affidato ai due allenatori. Noi volevamo cominciare con una vittoria davanti al nostro pubblico, purtroppo non ci siamo riusciti perché abbiamo affrontato una squadra che era ben messa in mezzo al campo e nel primo tempo non ci ha permesso di giocare. Con i loro tre uomini in mezzo al campo praticamente ci venivano a pressare dappertutto. Infatti nel secondo tempo, che sono scesi un po' fisicamente, abbiamo avuto qualche occasione in più. Però la nostra squadra è giovane, abbiamo 13 giocatori nuovi e ci vuole un tempo e pazienza per assemblare una squadra. Siamo tutti nuovi e dobbiamo avere tempo per conoscerci. Al di là del risultato mi aspettavo di più, qualcosa di più sotto il profilo del gioco. Abbiamo fatto troppa confusione in determinati momenti della partita. Secondo me dovevamo gestirla meglio. Abbiamo creato sicuramente più noi che loro, però dovevamo gestire meglio il possesso palla, dovevamo fare cose che in altre situazioni abbiamo fatto. Oggi non è riuscito, forse alla prima di campionato, un po' di paura, vabbè, è venuto sto 0-0, lo accettiamo così com'è.